in collaborazione con Max Uniform e The Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf Anglia M Awards per certificare le tue competenze. www.maxuniform.com. Ciao a tutti, e bentornati in questo nuovo episodio di Concerti e Spettacoli. Oggi per noi un ospite piccolissimo, o meglio dire giovanissimo, ma che ha un talento grandissimo. Prima di iniziare la puntata salutiamo, come sempre, il nostro disturbatore artistico Roberto Gergo. Ciao a tutti, oggi veramente è una puntata da gustare, perché questo fenomeno, piccolo fenomeno, io ho avuto modo di vederlo già in TV, nelle trasmissioni, diciamo così, più importanti, nelle reti più importanti. Io non ho voluto aspettare un secondo per riuscire ad averlo qui a Concerti e Spettacoli, perché secondo me veramente una roba impressionante. Di chi stiamo parlando, mia cara Camilla? Bene, siamo tutti un po' emozionati qua. Stiamo parlando di Alberto Cingolani Cartuccia, che è accompagnato qua oggi in studio da sua mamma Alessia Cingolani. Bene, quindi ciao Alberto, salutiamo il pubblico che ci guarda da casa, no? Gli vogliamo dire ciao? Ciao a tutti! Quanti anni hai, Alberto? Dici? Sono allora 5 e mezzo. 5 e mezzo, perché tra poco sappiamo che è il compleanno di Alberto, quindi a breve compierai i 6 anni. E da quanto tempo suoni il pianoforte? Da 3 anni. Da 3 anni. Infatti Alberto oggi è qui proprio per questo, perché è una giovanissima promessa del pianoforte. Dopo avremo in serbo molte sorprese, perché Alberto ci farà sentire qualche brano e siamo sicuri che rimarrete davvero emozionati. Ma raccontiamo un po' la storia, no, di Alberto. Allora, Alberto viene da una famiglia di musicisti, infatti la mamma Alessia è una cantante, il padre Simone è un pianista. Alessia, raccontaci un po', come è iniziato tutto? È solo per la famiglia dei musicisti oppure... Beh, quella è stata fondamentale sicuramente, perché io e mio marito avevamo comunque l'idea che un nostro figlio o figlia studiasse uno strumento musicale. E in questo caso è stato il pianoforte per tanti motivi, perché ovviamente di pianoforti ne avevamo tanti a casa, ne abbiamo tanti tuttora. E tanti giochini hanno a che fare con delle tastiere giocattolo, e quindi, complice anche il periodo di lockdown a casa, abbiamo detto tra un giochino e l'altro possiamo provare, lui aveva circa 3 anni, a insegnargli qualche cosa. E quindi io mi sono messa pomeriggio dopo pomeriggio a provare con questa tastierina che era tutta colorata, ma d'altra parte lui in realtà già aveva ascoltato tantissimo a livello di musica sin da quando io ero incinta, poi da quando era piccolissimo, quindi c'è stato un bagno sonoro da veramente dai primissimi giorni. E così poi è continuato. Certo, ci ha sbalordito, perché in realtà lui ha un po' bruciato le tappe, questo sì. Non è soltanto, possiamo dire, un semplice bambino che si approccia, no, alle prime anni alla musica. Alberto ha davvero, possiamo dirlo, un dono per la musica. Sì, vediamo, mettiamola così, è un talento sicuramente è da coltivare. Bravo, sì. E a te, Alberto, piace suonare il pianoforte oppure, non so, avresti preferito la tromba? No, ci piace il pianoforte. Il pianoforte, beh, sì, è meglio. Ci piace, bene, questo è fondamentale, fare quello che ci piace e poi farlo anche, come fa Alberto, davvero davvero bene, no? Io, Alberto, ti ho sentito fare le prove qui in studio e la prima impressione che ho avuto è che tu, proprio quando sei al pianoforte, è come se, guardassi i cartoni animati del tuo preferito, insomma, il tuo cartone animato preferito. Cioè, voglio dire che ti senti proprio a tuo agio, è la tua, non so, è la tua vita, ecco, mi ha dato quell'impressione, ti diverti talmente tanto
che è un, oltre che essere un gioco, insomma, sei veramente nel tuo habitat. In tre anni di pianoforte, secondo me, non sono, cioè, sono pochi per, il, per quello che ti ho sentito fare. Quante ore studi? E un'ora. Un'ora al giorno? Sì, un'ora al giorno. Ma è un po' troppo, mi sembra. Beh, mi sembra beh, troppo. Quando divenendo più grande, studio più ore, più ore e più ore. Certo, però adesso, ma io Roberto quello, deve essere rapportato. Certo, ma io quello che voglio dire è che se tu studi un'ora al giorno e sei così bravo, quando inizierai ad essere più grande, studierai di più, cioè io non lo so, diventerai il più grande pianista del mondo. Ma beh, i pianisti funzionano così. Devono studiare, Roberto, mi sembra giusto, no? Allora, Alberto, io direi che adesso noi già ti abbiamo sentito, quindi in realtà siamo contenti di risentirti, ma per chi è a casa saranno curiosissimi di sentirti suonare, no? Quindi sì. Allora, ci vuoi far sentire un pezzo? Che ne sì. dici? Va bene, allora, adesso Alberto ci suonerà Invenzione in fa maggiore di Bach e niente, io vi lascio a Alberto perché veramente merita. Prego Alberto. Mi puoi dare la telecamera un attimo per piacere che devo fare? Allora, voi che siete a casa davanti al televisore, ditemi se è una cosa normale avere visto un bambino sorridente tutto quanto il brano, con una facilità di movimento delle mani che è una roba impressionante. Ho ragione, avevo ragione, insomma, ecco, basta. È una cosa bellissima, ma diciamo che ci auguriamo che poi anche voi potrete sentire dal vivo Alberto come facciamo noi, perché dal vivo l'emozione è ancora più forte, quella che trasmette appunto suonando questi pezzi un bambino che all'apparenza spensierato, felice, con una naturalezza impressionante suona, no? Quali sono i prossimi appuntamenti, Alessia, che ha Alberto adesso? Perché suona anche dal vivo. Sì, sì, allora in realtà questo fine settimana ci spostiamo a Verona perché abbiamo la finalissima di un concorso importante che è il concorso Steinway e noi partecipiamo, parteciperanno anche dei ragazzi più grandi, quindi con un repertorio ben più importante, eccetera. Poi la prossima settimana, ossia il 2 aprile, suoniamo con un'orchestra d'archi un movimento del concerto in re maggiore numero 3 di Mozart e per lui sarà la prima volta a esibirsi insieme a questa orchestra. Abbiamo già fatto delle prove, sono andate piuttosto bene perché lui si è veramente trovato molto a suo agio e quindi noi genitori ovviamente siamo contenti perché certo. È un percorso tutto particolare da intraprendere. Ma una domanda, Alberto, a te piace suonare al pubblico? Beh sì, tantissimo! Tantissimo, ma che bello! Com'è Alessia? Com'è stata la prima volta che Alberto è suonato in pubblico? Ha avuto paura? Non no, so no, perché... assolutamente no, è stato in realtà quando aveva circa 3 anni e mezzo, se non erro. Giovanissimo. Giovanissimo, e a San Severino. E no, no, lui come in tantissime altre occasioni davanti a un pubblico si sente galvanizzato, quindi a casa a volte suona un po'... a volte un po' annoiato perché certamente dei brani si devono ripetere prima di essere imparati, introiettati. Davanti a un pubblico lui dà il meglio di sé, quindi non ha per niente l'ansia di prestazione, non soffre lo stress per ora, poi in futuro non lo so,
però per ora per lui sono sempre belle esperienze, anche perché poi ci uniamo sempre dei viaggi e quindi a lui piace viaggiare, quindi è bellissimo. Alessia, mi viene da farti una domanda, ma quando poi avete fatto tante trasmissioni, so già, e tanti concerti, da genitore, quando insomma vedi che lui sale sul palco, la prima sensazione, cioè, o meglio, hai un po' d'ansia perché magari ti immedesimi in lui, oppure sei talmente tranquilla come lo è lui che dici ma vabbè, ma tanto è una passeggiata come sempre? No, un po' d'ansia ce l'ho, come no, perché lui magari è poco consapevole di se stesso, io forse con un briciolo di consapevolezza in più, certo, mi rendo conto che magari il brano lo sa gestire, però c'è sempre quel quid di non so che, di fortuna, quindi certo io sto sempre con le dita incrociate e spesso sudano le mani a me, a lui e no. E non Alberto. Ma io guarda, ti dirò, vedendolo all'opera, io da genitore molto probabilmente mi sentirei tranquillo, perché si vede che comunque ha avuto una scuola dove lui non ha avuto il peso di studiare la musica, ma bensì invece che giocare con, non so, le costruzioni o via dicendo, gli avete insegnato a giocare con i tasti. Quindi sì, secondo me questa è la scuola più importante che poteva ricevere. Allora, certo, implica anche tanto impegno, però ormai lui, come dire, l'ha assimilato nella sua quotidianità. E poi, onestamente lo dico proprio, che molto spesso lui guarda anche il tablet mentre suona, quindi... Quindi cioè, lui si vede. Fare, Alberto. Sì, è un tutto fare. Ma scusami, perché Alberto, nel tablet ci sono le note che devi suonare oppure c'è un videogioco? Videogioco. Però vedo insomma le piste, un'altra cosa. Certo. Mentre suoni. Ma prima, mentre Alberto stava facendo le prove, questo ve lo raccontiamo, Alberto suonava e Roberto gli parlava. E nel mentre chiacchieravano, ma intanto Alberto stava suonando. Ma come fai? Beh, succede? Insomma... C'ho un talento, quindi no. Ti viene naturale, ti è viene giusto. Dai, diciamolo allora, pure. Facciamo una cosa, Alberto, ci vuoi far sentire un altro pezzo? Che ne dici? Sì. Dai, io direi che sì, ce lo meritiamo un altro pezzettino. Beh, certo. Oh, grazie. Allora, questa volta Alberto ci fa sentire Marcia alla turca di Mozart. Ancora una volta lasciamo la scena ad Alberto. Thank you.
che dire, siamo tutti... Non vola una mosca, di solito io dico, o Roberto, come io, fai qualcuno senza, parla. Senza spartito davanti, la prima domanda. La seconda, è più difficile per te suonare sul pianoforte che i tasti sono pesati, e, mentre invece su questo elettrico, insomma, sono un po'... Allora, per prima cosa, allora i pezzi li ho imparati a memoria. Che c'hai proprio una memoria grandissima, Alberto. Beh, una cosa del genere. Ci noi sono tantissime note, porca miseria, su questi brani, tantissime note. Beh, certo, sulla turca, ad esempio, ci stanno dei abbellimenti. Tra un po' che leggo il secondo di questo concerto di Mozart, ad esempio, anche lì ci stanno tantissimi abbellimenti. Certo, quindi ci sono le canzoni, quelle con più note, più difficili, invece anche quelle un po' più semplici, invece. Ma magari nella musica che chiamavano, che noi chiamiamo, che si chiama classica o barocca, si chiamano brani. Ok, i brani. Ascolta, giusto. Non mi hai risposto però all'altra domanda. Ti trovi bene col piano elettrico o è meglio con quello acustico? Allora, quando andiamo a Milano, che infatti abbiamo fatto questa trasmissione di Chiambretti, ecco, lì... C'era un pianoforte vero oppure come questo un po'? Allora, lì... Babbo aveva portato su una tastiera bianca e che così infatti io mi esercitavo. Ci hai suonato bene però anche lì, è andato tutto benissimo. Molto bene. Sì. Sappiamo che sei stato bravissimo. Bravissimo proprio. Quando vado presso di Treia suono sia la sera, sia la mattina e sia che il pomeriggio. Quindi suoni sempre, i vicini sono contenti? Certo. Veramente se non abbiamo le finestre tutte spalancate. Se no le chiudiamo, non fa niente, ma sono sicura che i vicini sarebbero contentissimi di sentire un bambino così, con un tono pazzesco che suona il pianoforte, quindi... Fammi di fare un'ultima domanda, ma hai mai pensato a scrivere un brano tuo? A volte scrivevo dei libretti che adesso mi pare un po' noioso che ci metto un po' di tempo, Roberto, 2-3 giorni. In futuro sicuramente. Esatto. Lo sappiamo. Esatto. Quindi se faccio il pianista da grande, può essere anche il direttore di orchestra, allora posso fare anche il compositore. Bravo, ma tu devi suonare il pianoforte, tu devi vivere nella musica, tu devi diventare un maestro, un direttore, perché sei in grado di farlo. È vero, sei eccezionale. Speriamo. Alberto, ma adesso vogliamo raccontare una cosa importante, perché sappiamo che Alberto, no, ha vinto parecchi concorsi, sia più, diciamo, nell'ambito web, quando ancora c'era la pandemia a Vienna, a Madrid, ma anche, diciamo, concorsi invece in presenza. Tra cui Alessia mi raccontava prima un concorso, no, a Penne, in provincia di Pescara, che in realtà è stato molto particolare. Raccontaci, sì, perché. Infatti. Sì, che infatti questo video... raccontiamo bene, Alberto, che è successo? Ti hanno fatto dei video e poi questi video È successo che poi milioni di persone l'hanno visto. L'hanno visto e quindi dai messaggi oppure nei social, insomma, dai, girano nei social. Mi fanno i complimenti. Certo. Con milioni di visualizzazioni, mi diceva tua mamma. Esatto, vero? Milioni di visualizzazioni, praticamente
dalla Russia all'America Latina. Noi non ce l'aspettavamo, anche perché i video anzi non li avevamo girati noi. Nemmeno girati voi. No, no, sono stati girati da altri. E quindi è stato poi un fenomeno, ha avuto degli articoli di giornale anche in America, Stati Uniti, anche in Italia, quindi insomma è diventato famoso in quel momento con questo concorso quindi, di penne. Possiamo dire per caso, poi in realtà è iniziata davvero una serie di eventi bellissimi, anzi forse siamo anche fortunati che grazie a questi video, no, siamo venuti anche a conoscenza di un talento come quello di Alberto. Perché sì, veramente... sì, sì, per certi versi sì, perché come dire, in realtà esistono tantissimi musicisti bravissimi, italiani, non italiani, che però non hanno il giusto spazio, secondo me, a livello di visibilità. Certo. E quindi poi il problema è che non c'è un pubblico che li va ad ascoltare, ahimè. Noi abbiamo musicisti preparatissimi che, ahimè, spesso suonano troppo poco spesso in pubblico. E Alberto finora ha avuto la fortuna... nostro malgrado, ecco, di diventare famoso in questa maniera inaspettata, famoso tra virgolette ovviamente. Certo. Bellissimo. Qual è l'artista che ti piace di più a te, Alberto? L'artista che ti piace di più suonare? Beh, vuoi dire compositori? Compositori. Alberto. Scusami. Roberto, perdona, sei preciso. No, giusto, scusami. Dici compositori. Allora, beh... Tutti, però c'è ancora qualcuno che non conosco. Chiaro. Certo. Chiaro, ma tra quelli che conosci fai un nome solo. Mozart. Basta. Beethoven. Ah, due ne hai fatti. Sì, sì. Mozart e sì. Beethoven. Okay. Oppure anche Bach e Vivaldi, Haydn. No. Tantissimi. Lo so. Tutti. Li suona, Alberto li suona tutti e gli piacciono tutti, quindi è bellissimo, ragazzi. E adesso? Vivaldi, no, che con l'orchestra. Quello va bene. E allora adesso io direi di terminare in bellezza con l'ultimo brano, Alberto. Che ne pensi? Sì. Va bene? Allora sì. Ci farà sentire Polka di Rachmaninoff e tutti in silenzio ascoltare Alberto. Bene. Vi posso dire una cosa a spettatori? Certo! che infatti veramente questa polca è anche di Zilotti. Cioè, spiego un attimo, è stata trascritta da Zilotti in versione per pianoforte, insomma. Ok. Eccezionale, Alberto. Ricordiamo, per chi vuole seguirlo e vedere tutti i brani che prepara Alberto, su YouTube, sul canale Simone Cartuccia, che è il papà, perché è ancora ovviamente piccolo, per adesso ancora il canale di papà usiamo. Bene, per oggi è tutto, purtroppo a malincuore chiudiamo questa puntata perché è stata veramente bellissima e speriamo, sicuramente, anzi siamo sicuri che rivedremo Alberto in giro, quindi grazie mille Alberto di essere stato qui con noi oggi, grazie, e ringraziamo anche la mamma Alessia che ti ha accompagnato, no? Salutiamo il nostro disturbatore artistico Roberto Gergo. Grazie, un nome, una garanzia. Ciao, grazie di essere venuto, Alberto. E ciao. Salutiamo il pubblico, Alberto.
Sì. Dai, fai un bel saluto. Ciao a tutti! Ciao a tutti e grazie di essere stati con noi oggi. Alla prossima! Da Camilla Ruffini e Roberto Gergo. Concerti e spettacoli è stato offerto da Max Uniform e De Campus, una scelta in sicurezza per la formazione universitaria nel presente e per il tuo futuro. Airsaf Anglia M Awards per certificare le tue competenze. www.maxuniform.com